Grazie per avermi ospitato qui a Noventa. Io sarò un po' più breve rispetto agli amici che sono venuti stasera. E mi ritrovo molto nelle parole che ha detto Federico, quelle del suo inizio da attivista. E infatti io vi do un annuncio, vi dico soprattutto per quelli nuovi, un consiglio, vi consiglio di uscire subito da questa stanza e non più sentire il Movimento 5 Stelle, perché è molto pericoloso. Io sono entrato per curiosità al 5 Stelle, andare a vedere, vediamo cosa raccontano questi ragazzi qua. Nel 2009 ho detto c'è un meetup, andiamo a vedere. Perderò un'ora, sarà simpatico, vediamo se sono dei pazzi. Un'ora alla sera cosa vuoi che sia. Adesso ci sono dei giorni in cui non riesco a vedere neanche mia moglie tutto il giorno, la vedo il giorno dopo, però in questo momento si capisce, però nella norma. Passo moltissime ore a lavorare, a confrontarmi con gli amici del 5 Stelle ed è una passione, una cosa bellissima, però è una cosa che effettivamente dà entusiasmo, ma è un impegno grandissimo. Quindi chi non vuole impegni, via da no, sto scherzando, veramente. Rimanete qua e sappiate che è contagioso. Una volta che una persona capisce quello che può fare, vede che entrando nel Movimento 5 Stelle non è soltanto un elettore che viene liberato una volta ogni 5 anni per mettere un voto, ma è una persona che in tantissimi momenti può dare un contributo e può fare la differenza. Io sono entrato, c'era a cogliermi quella sera Giovanni Drizzi, e io dicevo, io ho un'idea, e lui dice, dilla, se è buona la mettiamo in pratica. Era buona e l'abbiamo messa in pratica. Ho fatto la differenza subito, dal primo giorno che sono entrato. Ed è una sensazione, una cosa che non mi è capitata mai altre volte di essere determinante per un gruppo. Era un gruppo con meno persone che man mano si è arricchito di nuovi elementi e all'aumentare delle persone l'intelligenza del gruppo cresceva. E abbiamo iniziato a dare fastidio alle persone. Noi a Padova non abbiamo nessun consigliere comunale. Però nonostante che non abbiamo nessun consigliere comunale, ci temono. Andiamo lì con la spilletta, ci facciamo vedere. All'epoca c'era l'ottimo ex ministro Zanonato e ci rispondeva via Twitter. Ottimo. Noi abbiamo mutuato dal governo un sindaco reggente che non è stato votato. E andando in consiglio comunale, che è un'esperienza civica da fare per chi non l'ha mai fatta, lo consiglio, si vedono le persone che magari inconsciamente si sono votate, si vedono che invece di studiare le leggi scherzano, ridono, leggono il giornale, non sono preparati e si vedono dove effettivamente vanno a vedere i soldi. Magari sono piccole e grandi cifre, ma danno molto fastidio, e hanno molto fastidio adesso in periodo di crisi. E succedono tutti i giorni, tutti i consigli comunali, vi racconto l'ultimo successo, ma potrei raccontarvene quello della settimana scorsa. Hanno fatto un lavoro per un parcheggio sotterraneo, da un appalto che costa 50.000 euro. Le persone che hanno vinto l'appalto sbagliano, bucano il sotterraneo, danno per 5.000 euro. Il comune cosa ha fatto? Ha dato un secondo appalto alle stesse persone pagando i 5.000 euro. Quindi è come se io chiamo un idraulico che mi viene a sistemare la lavatrice. Uscendo mi rompe il lavandino e gli dico, beh, tieni altri 1.000 euro per sistemare la lavatrice. Cioè, non hanno veramente la misura dei soldi, li spendono come se fosse cosa loro, invece è cosa nostra. Cosa nostra nel senso sono denari nostri che abbiamo messo. No, mafia. No, mafia. Bravo. Hanno una concezione padronale della città, l'ho visto a Padova, mi immagino che sia così in molti altri comuni. E noi vogliamo cambiare questa cosa, siamo quell'ingranaggio, quel puntino di sabbia che rompe l'ingranaggio. Lo stiamo facendo costantemente senza essere nelle istituzioni padovane in questo caso e chissà cosa succederà dal 26 maggio quando invece saremo noi lì. Noi, dico spesso, abbiamo già vinto, nel senso che non andiamo lì con la presunzione di o prendiamo tutto o non si fa niente, sanno che basta una sola persona lì dentro che gli scombussola il sistema. Volevano far passare poco tempo fa una fusione della municipalizzata di Padova dei trasporti, la PS con Bassa Italia, che è come dire treni, tanto per farvi capire, che oltre al danno,
Questo toglieva l'autorità del cittadino. A quel punto, se noi volevamo avere un tram elettrico, a idrogeno, a spinta, non avremmo più avuto nessuna voce in capitolo, non avrebbe deciso qualcuno a Firenze. Quindi mi chiedo se, e questo sta succedendo in molte comuni italiane, vogliono spogliare completamente la possibilità al cittadino di protestare, di dire la sua, perché dico non è più di competenza mia, è privata, un ente quotato in borsa. Abbiamo protestato molto quando hanno voluto fondere le società Acegas APS, che è quella che fa funzionare l'inceneritore. Prima il comune aveva una quota molto importante, poteva decidere se farla differenziata o meno, se avere una linea dell'inceneritore o meno. Adesso noi dovremmo chiedere a una società privata in cui il comune conta il 5%. Hanno giustificato questo con dei soldi, in realtà dai nostri calcoli fatti in bilancio, sempre tempo degli attivisti che hanno dedicato, abbiamo visto che è stata svenduta. E grazie a questa svendita probabilmente qualcuno ha avuto un premio, che è stato fare un giretto a Roma per fare dei danni. Ovviamente mi riferisco al sindaco Polazzetta. E allora no, dobbiamo essere quel punto fermo che dire non, la storia deve finire qua, la musica può cambiare. E molte persone a Padova mi dicono, ma chi è il sindaco? Lo chiedono a me del 5 Stelle. Dico, sono io. No, non ti ho mai visto. Ma sei sicuro di essere tu? Un po' anche per me è un'emozione grande, io padovano, nato a Padova, cresciuto, lo dico, è un privilegio, è un onore incredibile, so di non essere conosciuto, però quando andate in giro vedete i cartelloni pubblicitari di Ivo, di Bitonci, sai, fate anche un pensiero, quanto costano quei cartelloni? Poi abbiamo chiesto, abbiamo fatto un piccolo gioco con gli attivisti, fotografate e dopo noi faremo un preventivo. Soltanto per uno dei tre candidati, ogni 15 giorni spendono 10.000 euro per cartelloni. E hanno delle sedi che costano 5.000 euro al mese di stipendio. Si dice che il candidato più forte, a nostro avverso, abbia investito oltre 1 milione di euro per la sua campagna elettorale. Ma chi è? Esatto. E il candidato di sinistra. Noi invece cosa investiamo come 5 Stelle per la campagna elettorale di Padova? Qualcuno ha in mente una cifra? 120 euro. 120. No, è il nostro peso. Noi investiamo meno di un cartellone dei 15 giorni, molto meno, forse la metà. Sia perché abbiamo un grande rispetto del denaro, sia perché siamo tornati da gente che ci dice: volete una sala? Ve la do io. Volete le fotocopie? Ve le faccio io. E quindi è bellissimo vedere la gente che, senza che glielo chiediamo, cerca di dare, perché sanno che siamo l'unica vera possibilità di cambiare questa cosa. Ed è una responsabilità bellissima. Io ricordo una volta che ero al banchetto in Prato della Valle, venne una signora che aveva tipo 60 anni, 70 anni, mi disse, io ho la pensione minima, io guadagno 500 euro al mese e sono in grosse difficoltà. Però questi 10 euro, che per me vuol dire molto, li metto nel vostro salvadanaio, perché so che è importante. E ogni volta che spendo un euro, penso a quella signora che ha tolto 10 euro dal suo stipendio, che vuol dire molto, per darli a noi. La cosa ovviamente la pensionata. E quindi, prima di fare un cartellone da 10.000 euro, mi dico, sono investiti bene? Cioè, noi abbiamo questo problema dei costi, della trasparenza, che va al di là del senso comune. Quando si candidano le altre persone a sindaco, dicono, bravissimo, adesso il sistema, mio fratello, mio zio, mio padre, il mio amico. Quando invece hanno saputo, io e le persone che sono in lista, abbiamo dovuto dire, ragazzi, io sono in lista, è finita per tutti qua, non esistono favori, non esistono... Cioè, noi siamo completamente diversi. Però è una gioia farlo, non è una fatica, è veramente una gioia e mi auguro che dopo di me qualcuno che sia in questa sala avrà la stessa gioia che sto ricevendo io, il stesso sostegno che sto ricevendo io in questi giorni, perché il movimento vada sempre avanti. Grazie.